Ed è capitato che nella nostra regione, perché ho detto che vengo da Veneto, perché non guida il PD e neanche il centro-sinistra, quello che è capitato nella mia regione, ai noi, è che ci siamo ritrovati con un progetto di legge di iniziativa popolare che aveva raccolto parecchi anni fa, non mi ricordo se 20 anni fa, il numero di firme sufficienti per presentarlo, e con il nuovo statuto bisognava comunque discuterlo, questo progetto di legge di iniziativa popolare. Ed era stato portato all'attenzione del Consiglio dai movimenti per la vita. Sostanzialmente questo è un progetto di legge su un paio di punti, in cui con alcune oscenità nella descrizione dello stesso progetto di legge, che risentivano di una voglia di cancellazione nel 194, è stato riportato questo progetto di legge all'attenzione del Consiglio con un paio di articoli piuttosto pesanti, tra l'altro in perfetto contrasto con la legislazione italiana sulla 675, sulla privacy, non ci siamo, quindi un brutto progetto di legge. Teoricamente, avendolo bocciato in commissione, avevamo la buona speranza di bocciarlo anche in aula. Quello che si è verificato è che l'aula, cioè il Consiglio regionale, è stato preso d'assalto dai movimenti per la vita, che sono venuti a fare il rosario, ci cioè siamo trovati vicino agli accessi dell'aula, insomma una cosa abbastanza pesante, un condizionamento che stava portando una parte della maggioranza, per ragioni di stupido e mero consenso, a scegliere di votare a favore di quel progetto politico. Un rischio reale, mica un rischio banale, era che l'articolo numero 2 venisse emendato con il recupero dell'articolo numero 1 almeno parzialmente, e quindi si votasse la legge, una roba da terzo mondo. Alla fine, febbrilmente, con alcuni interventi, diciamo pure di collegamento personale, con alcuni colleghi ci siamo spesi rispetto ad alcuni della maggioranza dicendo almeno non votare, e siamo riusciti così a non far passare per un solo voto, se non ricordo male, il primo articolo, ma ce n'erano altri due. Però questo immediatamente è stato percepito dai due capigruppo di maggioranza come una richiesta immediata di sospensione, andando a verificare chi non aveva votato, andando così a verificare che nei vari gruppi di maggioranza vi erano delle assenze ingiustificate, nel senso che erano presenti in aula ma non avevano votato, e questo aveva evidentemente abbassato il quorum permettendo il primo passaggio, impedendo diciamo il voto positivo sul primo articolo. Quando mi sono resa conto del pericolo, abbiamo cercato con il Presidente della Commissione Sanità, che era quello che stava sulle nostre posizioni, di andare a radicalmente cambiare il progetto. Lo abbiamo modificato totalmente, non c'è più un solo passaggio del progetto originario che è tornato in aula. A questo punto abbiamo previsto in buona sostanza che tutte le associazioni che si occupano del fine vita, piuttosto che di qualsiasi questione che avesse attinenza con il tema della vita e della morte, potessero, sulla scorta di un regolamento da costruire, promuovere la loro visione della questione nelle sedi che sarebbero state disponibili. Non abbiamo scritto e non abbiamo inteso scrivere, perché non si può scrivere e non è corretto farlo, che queste figure di qualunque tipo, appunto, pro e contro per le varie questioni che riguardano la vita, possano quindi rappresentarsi nei consultori o possano entrare negli ospedali, semplicemente perché questo è e sarà impedito loro. Perché voi sapete che per le questioni che attengono alla salute delle persone, oltretutto è improponibile che vi sia da parte di un cittadino ordinario, benché rappresentante di qualsiasi forma associativa, un contatto con una persona che ha un problema, diciamo, di salute di cui soffre. Per cui tutto questo si rappresenterà esclusivamente con la potenzialità di poter depositare i propri Debian all'interno di un consultorio, se il consultorio lo permetterà e la regione lo permetterà, ed esclusivamente con quel criterio di attenzione, di limitazione di questo tipo di interventi, proprio rendendoli minimi e quindi non andando in nessun caso ad infrangere la 194. Anzi, voglio dire che sono stata promotrice di una mozione, di un ordine del giorno e anche di un progetto di legge che va a rafforzare i consultori che sono stati, almeno in Veneto, impoveriti in maniera drammatica e sono non solo per il mantenimento della 194, per l'amor di Dio, insomma, no?
ma addirittura per il rafforzamento dei primi tre articoli del 194 che parlano della prevenzione e anche del sostegno alla donna che è in difficoltà. Quindi rafforzamento del principio della prevenzione. Premesso che è una legge che non poteva, come dire, non aveva i crismi della legalità, quindi sarebbe stata una legge spot, nel senso che avrebbe prodotto l'unico effetto di recuperare quei voti per la maggioranza che governa il Veneto. Ma comunque sarebbe stato, se mi permettete, un degrado anche dal punto di vista della politica di una regione come il Veneto, cioè non potevamo permetterci di far passare una legge con quelle caratteristiche, oscurantista, io l'ho definita oscurantista. Non si può tornare indietro, insomma, dobbiamo rafforzare, ripeto, la 194. Questa è veramente una partita demenziale, nel senso che chi ha inteso attaccarmi su questo, oltre a negare un'evidenza, evidentemente ha altri scopi, ha altri evidentissimi scopi, insomma, probabilmente di attaccare il PD, perché qualche credibilità io l'ho costruita nella mia non lunghissima, ma 11 anni di vita amministrativa e politica ce li ho e credo di aver dimostrato qualcosa, insomma, per cui evidentemente una certa credibilità al femminile dà fastidio a qualcun altro, lo dico in maniera precisa. Poi voglio dire, faccio della coerenza, guardate, anche con molta fatica, perché la coerenza richiede molta fatica. La coerenza, appunto, è una questione fondamentale per me. Credo che valga di più la parola persino rispetto al contratto, no? Vorrei che tornassimo lì, insomma, dove quando si dice qualcosa poi lo si porta a termine, dove gli obiettivi che si vogliono raggiungere diventano strumenti del lavoro quotidiano.